Gabriele Rossi è il testimonial di un progetto importante, Danza e Sociale Insieme per la Libertà dei Rapporti tra Donne e Uomo. Sì, Claudia Sales è la persona fisica che mi ha portato all'interno di questo progetto e l'ho accolto molto volentieri perché dato il suo vissuto recente, la maniera in cui è arrivata a concepire questo momento artistico, mi sono sentito personalmente in dovere di partecipare in maniera attiva al compimento di questo momento teatrale. Prendo parte all'evento in maniera attiva sia come danzatore che come attore, perché reciterò un pezzo in apertura, sempre sul tema dell'emancipazione femminile, e fisicamente con un assolo di danza contemporanea. Qual è il messaggio che si può dare soprattutto ai giovani su questo tema? Sì, il messaggio è molto delicato perché riguarda la situazione delle donne nella società odierna, che non può definirsi costretta in una privazione evidente di quello che è il mondo del lavoro, il mondo artistico e l'espressione in generale. Però è vero che esistono ancora, tutt'oggi, dei momenti nei quali le donne possono sentirsi ancora prive di quella libertà a tutto tondo, di cui invece gode tutta la parte maschile e soprattutto di quegli ambienti in cui, vuoi per motivazioni storiche, vuoi per ruoli che da sempre sono appartenuti al mondo maschile, trovano ancora difficoltà nella reale affermazione delle loro posizioni. Quindi non è solo sulla violenza. No, non è soltanto un messaggio. Non è solo un messaggio contro la violenza, esatto. Ma è anche un messaggio per l'emancipazione femminile. Esatto, per l'emancipazione che accompagna oggi il vivere quotidiano e lavorativo e di espressione artistica delle donne, soprattutto nel momento in cui si sentono purtroppo ancora indietro rispetto a quello che è invece il potere maschile, che è spesso molto invadente, impositivo. Mi è piaciuta la parte di Claudia che ha sfruttato il suo vissuto, quindi insomma il suo recente passato di sofferenza, perché ha passato un momento non poco facile, e da lì ha affrontato un percorso terapeutico, ma che ha attraversato un'espressione corporea e di messa in scena del suo io, e questa non è una cosa facile per uno che fa l'artista, perché nel momento in cui decidi di aprire veramente il tuo interno, il tuo vissuto, soprattutto se è stato sofferente, il prodotto artistico che poi ne deriva è sempre di qualità, e questo è uno di quei casi. Tu torni a fare il ballerino? Io sì, torno a fare danzatore. Vediamo la televisione. In realtà sì, non ho mai smesso perché insegno al Balletto di Roma come docente di danza contemporanea, però poi la parte più evidente è quella televisiva, perché mi vedo sempre... Queste due anime, quale preferisci? Qual è quella alla quale sei più legato? Ma la danza è il primo amore, nel senso che io ho studiato anni e anni a Teatro dell'Opera, a Balletto di Toscana, a New York, per fare questo. Quindi la coreografia è una parte radicata dentro di me in generale. Però poi la professione di attore si è parallelizzata, insomma, al mio percorso, nel momento in cui la danza si è mischiata alla recitazione, e da lì poi è partito questo filone che comunque oggi mi dà soddisfazione. Dobbiamo fare un appello ai giovani napoletani a venire a vedere. Sì, assolutamente. Spettacolo. La cosa bella di questo momento è che ho trascinato all'interno di questo progetto una fondazione che si chiama Fondazione De Vlata, è ligure e fa molto mecenatismo rispetto ai progetti sociali che riguardano appunto tematiche come queste, sensibili al mondo delle donne e a tutto quello che porta a una parità di diritti e di espressioni, soprattutto artistici. E in questa occasione c'è infatti questa fondazione che ha partecipato sponsorizzando l'evento, e sarà soltanto il primo di una serie, perché sul Napoli, con il Lab Ardenza di Claudio, questo è un primo passo che però ne vedrà molti altri. Durante i prossimi 3 anni abbiamo deciso di creare questo intreccio di sinergie che possono insomma portare sul palcoscenico e quindi poter essere goduti da tutti i giovani, anche napoletani, che sono appassionati di danza e di teatro in generale.